Prendiamo un attimo da dove avevamo lasciato precedentemente. Io mi occupo di modellazione avanzata, appunto all'interno del laboratorio del MENA, e in particolar modo appunto sto sviluppando tutta la parte relativa ai tessuti, quindi oltre che a come generare dei tessuti che siano effettivamente realistici, anche quello che è tutto il flusso di lavoro che parte appunto dall'elaborazione del tessuto in questo software che adesso vi faccio vedere, alla sua gestione, quali sono le varie problematiche che si incontrano lungo appunto l'elaborazione, per poi utilizzare quello stesso tessuto in vari motori di modellazione e di rendering, come vi accennavo prima, nello specifico della Studio Max. Dicevo, ci sono alcune problematiche che non sono insite a come il programma è stato costruito, ma per il fatto che ovviamente, parlando di programmi che non nascono all'interno di una stessa casa produttrice, esistono delle questioni che un po' rimangono in sospeso e che vanno trattate in un certo modo e vanno anche, se volete, sperimentate. Il senso del laboratorio di ricerca è anche, se volete, in un aspetto concreto come quello del software, anche questo. La scena che avete già visto precedentemente è una scena appunto che è stata interamente modellata ed elaborata all'interno del laboratorio. Gli elementi di difficoltà in questo caso sono ovviamente la parte relativa al divano, la parte relativa ai vari tessuti, cuscini, eccetera, eccetera, il tendaggio e così via. Ovviamente se si tratta di una modellazione abbastanza semplice, questa è gestibile con qualsiasi modellatore e nella fattispecie appunto qui 3D Studio Max ha costituito lo strumento fondamentale per la modellazione di tutta la scatola, di quello che è l'involucro di questa ambientazione. Speriamo sia finita. Mentre appunto tutti i tessuti arrivano direttamente da questo programma per la modellazione appunto dei tessuti. Esistono due versioni, ve lo anticipo, esiste una versione base che prende il nome di Marvelous o Marvelous, come preferite, e una versione invece avanzata che si chiama Clo 3D e che invece fa riferimento ad una modellazione più spinta verso il settore del fashion. Infatti un altro filone nel quale ci stiamo abbastanza addentrando è proprio quella della gestione dei modelli virtuali per l'industria della moda. Un settore estremamente interessante perché pone delle problematiche che rispetto alla classica modellazione per l'architettura sono, diciamo, alla ennesima potenza. Quindi diventa anche però interessante andare a capire come poter affinare le tecniche di modellazione, di elaborazione, di post-produzione e così via. Quindi dicevo, questa scena è stata elaborata in 3D Studio Max per tutta quella che è la parte veramente solida, pavimentazione, la parete di fondo, eccetera, eccetera, tutto il resto è stato realizzato in Clo. Ora vi faccio vedere la scena così com'è, semplicemente all'interno di 3D Studio Max. Quindi capirete che è evidente da subito che l'apparenza di una scena modellata non è chiaramente quella che poi voi andate a vedere in termini di fotorealismo. Il processo che qui si va a sviluppare è un processo abbastanza importante perché ovviamente mette in campo una serie di conoscenze che partono appunto da come l'oggetto viene definito, viene modellato, o come viene il modello che arriva ad esempio da un produttore, viene trattato e diciamo modificato sulla base di quelle che sono poi le esigenze del fotorealismo. Quindi la parte abbiamo una prima parte vera e propria di modellazione e la parte fondamentale poi che fa effettivamente il fotorealismo è quella di texturizzazione. Qual è il problema della texturizzazione? Ossia l'applicazione di un materiale ad un determinato oggetto. Io parlo di un po' di concetti generali, se qualcuno vuole fare domande siete liberissimi di farle, interrompetemi tranquillamente, piacerebbe che ci fosse un po' di dialogo. Interazione, esatto. Allora, la parte di texturing, cioè quella dell'applicazione del materiale ad un determinato oggetto tridimensionale, la fa, diciamo, è l'elemento che determina appunto il fotorealismo. Questo perché?
Perché pensate semplicemente alla venatura di un legno. Se il legno non è effettivamente disposto sul modello tridimensionale, nel modo in cui io sono abituato a vederlo, mi accorgo subito che c'è qualcosa che non funziona. Pensate ai nodi troppo grandi, la venatura schiacciata, o un colore che non corrisponde poi a quella che è l'abitudine nel vedere quel determinato tipo di legno. Quindi, oltre a una qualità del modello, ci deve essere anche una notevole qualità della texture. Molto spesso vi accorgete appunto che delle immagini sono dei render proprio perché i colori o comunque le tessiture non tornano. C'è qualcosa che non funziona ma non riuscite a capire che cosa. Molto spesso appunto è un problema di texture. Allora, questa è la scena che abbiamo ricreato. Ovviamente quello che state vedendo dal punto di vista della camera, mancano alcuni elementi. Alcuni elementi che in questa scena sono stati nascosti, adesso vi faccio vedere. Quindi abbiamo, scusate un secondo. Ok. Abbiamo quindi la pavimentazione, abbiamo quindi questa tenda, il cuscino, il drappo che scende, eccetera, ma il tutto rimane a livello di colore neutro. Questo si chiama shading, ossia un materiale che definisce semplicemente la volumetria, ma non va a dirci quali sono i materiali. Tenete presente che nel flusso di lavoro di un'immagine virtuale, tendenzialmente ci sono figure estremamente specializzate proprio perché le competenze richieste sono molto, molto approfondite. Quindi ci sarà quello che modella, ci sarà la figura che fa il texturing, ci sarà la figura che si occupa di creare gli shader, cioè i materiali che poi, a seconda del motore di render che noi andiamo ad utilizzare, vanno a fare il realismo. Max, ovviamente, all'interno delle possibilità di renderizzazione, ha già dei motori di render che sono abbastanza molto evoluti, da i tradizionali motori di render quali sono ad esempio Mentalray, a forme più evolute come Airay, che è un motore di render che si basa su un calcolo della luce esattamente considerata nel suo aspetto fisico. Quindi la luce viene analizzata secondo delle leggi che sono effettivamente quelle di comportamento. Quindi sono, immaginate, dei motori di render che richiedono tempi di calcoli, quindi lavoro macchina, molto superiore rispetto a altri tipi di render. È inevitabile però che se volete ottenere un risultato, che si vuole ottenere un risultato di un certo tipo, sia indispensabile o un compromesso in partenza, quindi ore macchina rispetto poi magari alla qualità dell'immagine, oppure voglio un'immagine di estrema qualità, ma so già in partenza che avrò dei tempi di calcolo che sono differenti. Quindi anche in questo caso è una scelta, direi, di tipo economico, a seconda di quelle che sono le esigenze. Solo per farvi vedere alcune cose, io qui vi faccio vedere come è composta questa scena. Ovviamente qui la scena è stata ripulita da una serie di elementi che in questo caso non erano indispensabili. In genere una scena non viene modellata laddove non è necessario andare a vedere l'oggetto, quindi tutto ciò che è superfluo viene eliminato completamente. Però ad esempio vi vorrei fare notare come anche una stupidissima, se volete, pavimentazione ingress possa diventare un elemento importante per la qualità del render stesso. Quindi se voi qui andate a vedere, queste piastre sono state modellate una a una, quindi creando una sorta di smusso sul bordo, andando a posizionarle in modo che le fughe siano leggermente differenti tra di loro, eccetera. Questo perché? Per tornare al discorso che si faceva prima, le imperfezioni. È facile con uno strumento informatico creare elementi precisi perfetti. Il problema è che quegli elementi precisi e perfetti noi non li troviamo mai nella realtà di tutti i giorni, e di conseguenza l'occhio anche in questo caso si accorge che c'è qualcosa che non funziona. Quindi molto spesso è più importante inserire l'elemento di disturbo piuttosto che creare tutto estremamente secondo linee pulite e precise. E in questo senso vanno lette anche le texture. Molto spesso è più interessante avere una texture che è un'immagine di un materiale che in alcuni punti definisce una parte rovinata, definisce un nodo differente, oppure va a fare, che ne so, la sbeccatura del bicchiere, per assurdo. Quindi sono tutti elementi di imprecisione che ci permettono di rendere estremamente realistico la nostra immagine. Torniamo un po' al discorso dei tessuti. I tessuti vengono elaborati, potrebbero essere elaborati e modellati all'interno di un qualsiasi modellatore,
fino ad ora di fatto si faceva così, quindi c'era il modellatore che poligono per poligono andava a costruirsi il cuscino. Tecniche, diciamo, recenti hanno permesso anche di fare quello che si chiama sculpting, cioè dato un modello tridimensionale io lo posso importare in un determinato programma che mi permette di spennellarci sopra come se stessi andando a scolpire un elemento in creta, quello che farebbe effettivamente uno scultore. Però sono procedure estremamente, estremamente complicate, lunghe in termini di tempo, che molto spesso richiedono persone estremamente qualificate sull'uso dello specifico programma. L'alternativa che invece Marvus o Claude 3D permettono di dare è importantissima, perché secondo una serie di dinamiche che sono già presenti all'interno del software è possibile andare a gestire questo tipo di situazioni in maniera estremamente veloce. Ora adesso vi apro Claude 3D, Marvelous, scusate. Allora, questa è l'interfaccia di presentazione. Come vedete, già da subito è evidente che il programma abbia uno spiccato indirizzo verso la, diciamo, l'industria del fashion, tant'è che il programma è stato moltissimo utilizzato per la produzione di, diciamo, dei tessuti che vengono poi caricati nei modelli dei videogiochi, quindi nell'industria del gaming. Di recente è stato fatto anche uno spot in computer grafica per le Olimpiadi di Londra utilizzando appunto Marvelous, oppure programmi, videogiochi, ad esempio PlayStation, cose di questo, queste cose utilizzano molto spesso questo tipo di sistemi. Quindi ve la spiego molto velocemente: oltre alla possibilità di scegliere quello che si chiama avatar, cioè una sorta di corpo che funziona da sagoma su cui poi lavorare con i tessuti, per inciso è possibile scegliere la persona dalla stazza un po' più robusta, la persona esile, eccetera. Ma questo semplicemente per farvi capire che di fatto io posso utilizzare all'interno del programma un oggetto che mi funziona appunto da sagoma, che non necessariamente è un manichino, una persona, ma potrebbe essere un divano, potrebbe essere la struttura di una lampada che viene rivestita con una sorta di garza, la butto lì, o cose di questo tipo. Quindi il programma, pur non essendo stato pensato per un utilizzo di interior, in realtà funziona estremamente bene per questo tipo di scopi. Quindi, come tutti i programmi, si presenta con varie, diciamo, varie finestre, vari comandi. Diciamo che in generale esiste questa parte di destra dove voi andate a disegnare quella che è l'effettiva pezza di tessuto. Cioè, cosa significa? Significa che se il tappezziere sa che quel cuscino deve essere fatto con due riquadri quadrati di 50x50 cm, io posso esattamente disegnare i due riquadri di 50x50 cm e andare a simulare a livello dinamico il comportamento di quelle pezze di tessuto. Quindi pensate semplicemente: devo rivestire un divano, devo fare un imbottito, devo fare un cuscino, devo fare una tenda, devo fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con il tessuto, in realtà posso andare a gestirla in questo modo. Ma la cosa estremamente vantaggiosa è proprio quella per cui io le misure che il sarto, il tappezziere utilizzerebbe, sono effettivamente le stesse che io vado a inserire in questo software. Quindi è estremamente... Scusate, mi recupero il caricabatterie. Quindi è estremamente interessante questo tipo di utilizzo. Quindi voi qui vedete, avete le varie pezze di tessuto, eccetera. Io adesso faccio una semplice pulizia. Ovviamente non vi scandalizzate, c'è chi utilizza di peggio, ma insomma c'è anche la versione non censurata. Sì, esatto. Quindi vado a pulire il mio avatar e comincio a disegnare, ad esempio. Ovviamente questo tipo di software, questo va più per l'industria della moda, è interfacciato anche con i software che disegnano le pezze di tessuto a livello bidimensionale, quelle, diciamo, quei software che permettono poi il taglio del tessuto direttamente in macchina. C'è una differenza tra Marvelous e Claude 3D, anche per chi fa divani, per esempio, è che Claude 3D riesce a restituire proprio l'esatta forma del tagliare.
quindi è un prodotto più industriale, non fa solo rendering ma è anche industriale. Allora, io vado qui ad esempio a disegnare una qualsiasi pezza di tessuto, quindi avrò la mia vista dell'oggetto bidimensionale sulla destra, un po' come se andessi a disegnarlo in AutoCAD, e ho poi una, diciamo, la restituzione di questa pezza di tessuto a livello tridimensionale. Quindi che cosa accade nel momento in cui io voglio simulare una qualsiasi dinamica? Accade che il motore di simulazione che ha appunto Marvelous o Claw permette di andare a deformare l'oggetto sulla base di una serie di parametri che io posso impostare, da il tipo di tessuto, che quindi avrà delle caratteristiche differenti, se un cotone è diverso da una pelle, se una pelle è diverso da un chiffon, non lo so, ma in sostanza permette anche una deformazione sulla base di un livello di dettaglio che io posso andare a definire. Ora, semplicemente per farvi vedere quello che succede, la mia pezza comincia a cadere, ovviamente si adatterà al pavimento, che in questo caso è quello di default di Marvelous, e andrà a subire tutta una serie di deformazioni che non sono direttamente dipendenti, ovviamente in questo caso, dall'operatore, ma sono funzioni di quelli che sono gli oggetti in scena. Se c'è ad esempio un ostacolo, se c'è ad esempio un cuscino di un divano che interrompe la caduta, eccetera. Poi vediamo nello specifico tutti questi aspetti. Però in sostanza io vado a già definire un tessuto che comincia ad avere delle parvenze di realismo. Vi assicuro che fare una cosa di questo tipo in Max o in qualsiasi altro modellatore c'è da raccomandarsi alla Madonna. Quindi cosa faccio? Vado a modificare quello che si chiama il particle distance, in sostanza vado a variare la qualità della geometria. Quindi che cosa succede? Che sulla base di questo parametro il tessuto comincia ad essere suddiviso rispetto a un livello di tassellazione, si direbbe in termini tecnici, maggiore, il che significa che ha la possibilità di adattarsi in modo migliore rispetto a qualsiasi situazione. Quindi questo è l'esempio banale. È evidente che una volta raggiunto il risultato che mi soddisfa, posso tranquillamente bloccare la simulazione oppure posso andare avanti con la simulazione. Cosa significa continuare la simulazione? Significa, ad esempio, io qui vado ad un livello superiore per avere più fluidità. Significa che io in tempo reale potrei andare a prendere questo tessuto, ok? Posso rialzarlo, farlo cadere, potrei andare, che ne so, non mi piace così, lo voglio steso, allora vado a tirarlo, voglio fare una piega, faccio una piega. La cosa interessante, secondo me, da questo punto di vista, è che di fatto io sto creando con la mia azione tutta una serie di combinazioni che di fatto però non sono mai uguali tra di loro. Quindi il tessuto che io vado a lavorare oggi non sarà mai uguale a quello che lavorerò domani. E quindi questo mi dà una sorta di vantaggio, perché molto spesso quando si guardano delle immagini render si accorge che ci sono degli elementi che si ripetono. Pensate ad esempio alle tovaglie, molto spesso ce n'è una che viene scaricata di solito da internet, che viene presa e copiata su tutti i tavoli. Voi guardate tutti i tavoli di questo bellissimo ristorante e vi accorgete che le pieghe sono tutte identiche. Quindi questo strumento è estremamente versatile proprio per questo tipo di usi. Ad esempio potrei rigenerare la mia animazione, questa volta simulando, che ne so, un asciugamano, ok, oppure posso andare a modificarlo, devo fare un drappo particolare. Sono tutte funzioni che in questo caso sono facilmente ottenibili. Quindi adesso ad esempio ho rilassato diminuendo il particle distance, e quindi vedete come di fatto le pieghe cominciano ad assumere un aspetto di grande realismo. Una volta raggiunto appunto il livello di realismo che volevo, cosa faccio? Non faccio altro che esportare questo modello.
In questo caso io posso, diciamo, esportare un formato che si chiama OBJ, non so se siete abituati ad utilizzarlo. L'OBJ è forse il formato di esportazione base per il 3D, ossia è un formato di esportazione che si basa semplicemente su una scrittura di un database numerico che definisce, fa corrispondere i punti, i vertici di una mesh a determinate appunto coordinate. Quindi io faccio un'esportazione in OBJ, test asciuga a mano e do un invio. Qui ho una serie di opzioni di esportazione, non sto a spiegarvi esattamente tutte le opzioni, ma vi dico semplicemente che in realtà io posso anche andare a scegliere quella che è la scala di esportazione, come una scala di importazione di un eventuale avatar o anche una scala di esportazione. Fatta questa operazione posso tranquillamente andare in Max, adesso lo faccio, posso andare in Max e mi importo il modello, eccolo qui, testa asciugamano, eccolo qui, questo è il mio modello. La cosa estremamente interessante che fino ad ora ha creato moltissimi problemi era il passaggio dal modello alla texturizzazione. Cioè io ho bisogno che, se questo è un tessuto, io immagino che quel tessuto sia stato tagliato da una pezza. Il motivo, il disegno presente sul tessuto si deve deformare sulla base di quella che è la deformazione del modello tridimensionale, altrimenti non funziona. Fino ad ora i problemi erano proprio relativi a questo passaggio, cioè elaborato un modello di questo tipo molto spesso c'erano grossi problemi a ricreare quella famosa pezza quadrata, che quindi è quella da cui io andavo a tagliare il mio asciugamano. Con questo tipo di soluzione invece io posso andare a ricostruire esattamente la pezza di tessuto originaria, perché Clo3D mi esporta esattamente quel disegno. Quindi nel nostro caso la nostra pezza di tessuto è questa. Io ho bisogno in Max di avere un oggetto simile a questo che accolga la mia texture. Se io vado a vedere, di fatto, eccola qui. Ovviamente le triangolazioni sono relative al fatto che la geometria è stata suddivisa per permettere la deformazione del materiale. Tenete presente che qui l'immagine è schiacciata, è un rettangolo comunque. Però in sostanza voi avete questa pezza di tessuto, che è esattamente quella originaria, il che significa che io qui potrei andare a esportare un'immagine di questo oggetto per Photoshop o per qualsiasi programma di fotoritocco, e potrei andare a disegnare esattamente sopra questo oggetto tutti gli effetti che voglio, che significa una trama, che significa un buco, una macchia, quello che mi pare. La cosa interessante è che a questa mappa è associato il modello tridimensionale, quindi avrò comunque un passaggio che è sempre quello. Quindi ad ogni punto della texture verrà associato un punto del modello 3D. Facendola molto semplice, applico materiale ad esempio. Quindi vado a prendere un'immagine. Non lo so, prendiamo un bellissimo tappeto mascherato, quindi applico, vedete? Posso andare a decidere che la trama è troppo piccola, troppo grande, non lo so, vado a modificarla, quindi vedete come di fatto la mia trama segue esattamente l'andamento dell'asciugamano in questo caso. Sono domande? Volete chiedere qualcosa? Con questo tipo di procedimento noi possiamo andare a lavorare una serie di elementi all'interno del modello che servono per il modello 3D. Ad esempio, realizzare una tenda. La tenda può essere una classica tenda, diciamo, tipo quelle che abbiamo qui, ma potrebbe essere anche una tenda che viene, diciamo, richiusa, che quindi ha tutta una serie di pieghe, eccetera. Con questo tipo di software è estremamente semplice. Quindi vi faccio semplicemente vedere.
ad esempio. Io qui sto creando l'elemento inferiore che costituisce il vero e proprio tessuto steso della mia tenda. Quindi, lo vedete qui. Ma sto anche creando un elemento che funziona da vincolo, cioè un elemento che di fatto diventa l'oggetto sul quale la tenda viene agganciata. Cosa significa? Significa che la mia tenda andrà, diciamo, questa linea che va da questo punto a questo punto verrà fatta combaciare invece a questo segmento, quindi verrà ridotta la dimensione. La cosa interessante però di Claw è che vi è la possibilità di determinare delle cuciture, cioè io posso disegnare un qualsiasi tessuto, ad esempio pensate, l'esempio della giacca è quello più semplice, quindi tutte le pezze di tessuto che vanno a costituire una giacca, quindi le maniche, la parte frontale, la schiena, eccetera, che sono cucite tra di loro, ma anche molto spesso i piumoni, esempio banalissimo che tutti di noi hanno visto, i piumoni hanno delle cuciture che possono essere gestite proprio in questo programma come se si stesse lavorando in sartoria. Quindi in questo caso che cosa vado a fare? Vado innanzitutto a bloccare questo oggetto, ma vado a cucire questo oggetto su questo oggetto. Quindi cosa faccio? Gli sto dicendo che questo elemento è cucito su questo. Quindi sto generando le cuciture che qui sono rappresentate da queste linee rosse. Ovviamente anche qui posso temporaneamente giocare con questo aspetto del particle che mi permette più o meno definizione e lancio la mia animazione. Quindi adesso la dinamica sta lavorando. Tenete presente che ci sono poi ad esempio effetti anche particolari, vento. Volete ad esempio fissare un'immagine virtuale, una tenda che è mossa in un certo modo da una folata di vento. Potete simulare il vento, stoppare l'animazione e esportarvi il modello della tenda che ha questo effetto. Quindi, terminata diciamo questa dinamica, posso andare a modificare il particle per andare a dare maggior dettaglio, quindi vedete che la tenda comincia a avere pieghe. Ad esempio qui vedete appunto questo effetto estremamente fluido. E anche in questo caso, semplicemente, non faccio altro che, una volta finita la mia animazione, posso esportarmi l'OBJ e posso, in Max, andare a importarlo. E quindi, eccola qui. Quindi anche in questo caso posso andare a decidere di applicare un materiale con le caratteristiche che ritengo più opportune per la scena. Non lo so, facciamo una bellissima tenda vintage. Ok, vedete la trama è eccessivamente grande, quindi posso andare a operare nella definizione della trama. Domanda? Sì. Se si esporti in OBJ vuol dire che io poi posso riportarlo in qualsiasi tipo di software di modellazione, anche certamente. In Maya, anche per sì, perché quello ok, Rhinoceros è una parrocchia un po' a parte, nel senso che facendo modellazione NURBS hai delle non questioni. È parametrico, quindi non. No, il problema è che la modellazione che fai in Max la fai normalmente a livello poligonale, che significa che tutte le geometrie sono date da dei quadrilateri. Triangoli o quadrilateri, qui stiamo lavorando con triangoli nel caso di Marvelous. Perché triangoli? Perché nella dinamica la deformazione dell'oggetto è più facile se c'è il triangolo. Nella realtà diciamo, la figura chiave per la modellazione è il quadrilatero, quindi quattro lati. La modellazione invece
che viene fatta con Rhino è una modellazione NURBS, cioè viene fatta per curve. Quindi si generano superfici che creano interpolazione, cioè che vanno a collegare curve di un certo tipo. Non so chi di voi ha provato a diciamo, passare da Rhino a Max o a qualsiasi altro programma, si incontrano sempre parecchi problemi perché la geometria che esce da Rhino è una geometria estremamente tassellata, suddivisa, non esiste una regola di coerenza, per cui tendenzialmente è molto difficile questo tipo di passaggio. Se tu però vuoi caricarti l'OBJ in qualsiasi programma, potrebbe essere Maya, potrebbe essere Blender, potrebbe essere qualsiasi altro software, l'OBJ è il formato di per sé più universale, se vuoi, insieme anche all'FBX, ecco. Okay. Quindi anche in questo caso io ho prodotto una tenda che sicuramente in termini di realismo funziona. Ok, vi faccio notare solo una cosa, quel che si diceva prima di problemi di texture, ed è una classica situazione da render fatto non correttamente. Se voi notate esistono delle bande, le vedete? Queste bande derivano dal fatto che la mia texture non è perfettamente copiabile una vicino all'altra, perché voi immaginate che di fatto questa tenda, dato che io ho aumentato il passo della texture, significa che la mia texture di base è stata ridotta, è stata duplicata tante volte vicino al una texture vicino all'altra. È ovvio che se la texture non è esattamente identica in termini di luminosità, di colore, di taglio, se c'è una trama disegnata come in questo caso, è evidente che mi troverò in alcuni punti che si leggono degli artefatti. Ok? L'esempio banalissimo che si fa anche all'università è quando si vogliono fare i render con l'erba. Allora uno cosa fa? Si scarica l'immagine dell'erba, solo che questa immagine ha sempre dei chiaroscuri, delle parti diverse, eccetera. Allora voi vedete questi bellissimi render con l'erba fatta a modello timbro. Estrema. E quindi questo è il classico esempio che si diceva, insomma. Quindi in questo caso la texture andrebbe lavorata, andrebbe trattata in Photoshop o in GIMP o in quello che utilizzate, insomma. Però una banalità in realtà poi crea dei problemi in termini di resa, e quindi voi che siete clienti potreste arrabbiarvi e dire no, ma come si vedono le bande, cioè non funziona. Posso dire una cosa? A proposito delle texture, una cosa fondamentale è il discorso dell'acquisizione delle texture. Allora, spesso anche chi fa rendering, questo è un po' un consiglio, cosa fa? Compra delle librerie o le scarica da internet. Ma qui stiamo parlando di un livello di prodotto che poi si configurerà in un'immagine che deve essere anche sostitutiva di una fotografia. Bisogna tenere presente di tutte le varie fasi che sono necessarie per arrivare a quell'immagine fotografica. L'errore che spesso si compie dall'altra parte, cioè di chi paga, è di giudicare il rendering come, ah beh, strucca un bottone, come si dice dalle mie parti. In realtà la questione è molto più complessa, cioè se il target dell'immagine a cui vogliamo arrivare è non solo fotorealistica dal punto di vista dei materiali, ma proprio di resa globale, allora qui intervengono delle competenze specifiche anche nella preparazione dei materiali. La preparazione dei materiali passa per l'acquisizione delle materiali, delle texture. Le texture vanno fotografate, se sono di tessuti, in ambienti predisposti per lo scatto in cui la luce è completamente diffusa, non ci sono zone di luce, di contrasto, d'ombra, eccetera. Quindi una cosa che andrebbe comunque sempre tenuta presente sia da chi la fa che da chi la osserva è che la differenza sta nel dettaglio. La differenza di un'immagine sta nel dettaglio, e la cura dei dettagli, che parte dai tessuti, arriverà alla trama del tessuto fino a renderlo proprio, lo dobbiamo vedere su uno schermo, non possiamo toccarlo, ma devo capire che tessuto è, non può essere lino, cotone, cos'è, jeans, cos'è, passa attraverso il primo step, che è la fase di texture. Quindi qualsiasi sia il materiale, la cosa fondamentale è l'acquisizione delle texture, e quello richiede lavoro, che parlo a chi invece si occupa di service o cose di questo tipo, va considerato e va fatto valere, perché è lavoro. Aggiungo una cosa, di fatto se pensiamo bene a tutto il processo produttivo di un'immagine da catalogo a livello fotografia, a livello di render, le competenze che entrano in gioco e i tempi non sono di fatto molto diversi se vogliamo un prodotto di alta qualità.
La differenza qual è? La differenza sta nel fatto che io, quando ho un modello virtuale, sono in grado di fare cose che nella fotografia, fatto lo scatto, sono molto più complesse da realizzare. Non so se a voi è mai capitato, avete fatto un'immagine di un interno, il pavimento con quel determinato arredamento non funziona, va cambiato. E allora dovete chiamare chi vi fa la post-produzione, che vi deve scontornare tutto qua. Cioè, a livello di render, questa operazione diventa molto più snella e molto più veloce. E vi permette di poi passare tutto quello che è stato fatto a livello di 3D anche in una serie di elementi di visualizzazione online, di applicazione. Quello che vi abbiamo fatto vedere prima, cambio materiale, modifico, eccetera, è un esempio. E una cosa del genere a livello fotografico si può fare, ma è molto più complicato e spesso richiede tempi differenti. Vi faccio vedere un'altra opzione, ad esempio costruiamo un cuscino, un normalissimo cuscino, facciamo un cuscino, un classico cuscino quadrato da, non so, 60x60, quello che volete. Quindi vado a definire questa volta in termini numerici, quindi 600 mm e 600 mm, quindi questo è il mio, diciamo, la pezza, la prima pezza del cuscino. Il cuscino è formato ovviamente da due elementi, due riquadri cuciti tra di loro. Quindi vado a definire il primo e vado a collocare anche il secondo. Quindi adesso devo andare a posizionarli nella maniera corretta e a realizzare le cuciture esattamente come sono nella realtà. Quindi faccio un paio di operazioni così. Quindi mi metto in questa posizione e vado a collocare la seconda pezza esattamente dietro l'altra, semplicemente per una facilità visione. Quindi che cosa faccio? Vado a realizzare adesso le cuciture. Quindi io so che questa pezza è cucita su questa, ok? Così pure quella sottostante, così pure le laterali. Okay. Queste linee esattamente dritte rispetto alle due facce, ortogonali rispetto alle facce, mi garantiscono il fatto che la cucitura sia effettivamente corretta. Cosa faccio a questo punto? Semplicemente vado a ruotare il mio cuscino e lo preparo alla simulazione. Quindi posiziono qui, per il momento lascio un particle non tanto basso e lancio la simulazione. Ok? Adesso le due pezze sono una esattamente sopra l'altra. La cosa interessante è anche che di fatto il programma è in grado di comprendere la presenza di due elementi differenti e quindi farà sì che l'elemento superiore si adagi su quello inferiore senza andare a intersecarlo, cosa che nei vecchi modellatori spesso creava problemi. Cosa faccio io adesso? Il programma mi permette di avere una serie di funzionalità, tra cui la pressione, quindi mi permette di simulare all'interno dei miei oggetti una pressione d'aria. Quindi vado a prendere i miei elementi e comincio a... Vedete? Ovviamente io ho disegnato delle pezze quadrate, poteva esserci qualsiasi disegno, come potevo fare, non so, il cuscino a forma di cuore, se è San Valentino, cose di questo tipo. Fatta questa operazione, io posso andare a dettagliare il mio oggetto attraverso che cosa? Attraverso due aspetti, attraverso tutte quelle pieghe che si creano dal tessuto e attraverso la simulazione della cucitura che tende ad entrare nel cuscino. Le due pezze di solito sui margini tendono a svoltare all'interno e vengono cucite una sull'altra. Quindi, che cosa vado a fare? Innanzitutto vado ad aumentare il livello di pieghe. Ok, questo livello di pieghe ovviamente funziona anche di questi parametri. Quindi abbasso ulteriormente, qui è un po' schiacciato, se non mi piacesse vado ad aumentare leggermente la pressione. Quindi l'oggetto comincia ad avere delle pieghe. Cosa posso fare inoltre? Come dicevo prima, posso andare a
inserire il risvolto della cucitura. Ho questa parte in cui posso andare appunto a dire se la cucitura va verso l'esterno o verso l'interno. In questo caso ho aumentato, andiamo a 50, eccola qui. Si vede male, adesso aumento un attimo la rigonfiando. Sono bruciato. Ok, quindi vado a definire tutte le pieghe che sono di fatto diverse tra di loro, quindi io sono in grado anche di dare questa varietà all'oggetto che normalmente non è possibile dare. Una volta concluso il processo, al solito posso esportare il mio VJ e posso andare a texturizzarlo in Max. Vi faccio semplicemente vedere alcuni esempi. Quindi in questo caso il cuscino è sempre lo stesso, però è chiaro come sia un effetto di realismo. La cosa interessante è che inoltre, come vi dicevo prima, io posso utilizzare questo oggetto e farlo cadere su un altro oggetto, nel nostro caso il divano. Ovviamente questo tipo di oggetto andrà ad adattarsi a quelle che sono le caratteristiche, nel nostro caso, del divano. Quindi cosa faccio? Mi importo il mio divano, che funziona in questo caso da avatar, si tratta semplicemente di esportare da Max, una volta fatto il divano, fatto l'oggetto, esportate il vostro modello VJ e lo importate all'interno del programma. In questo caso, oltre al divano, mi serviva anche avere il pavimento che funzionasse da elemento di blocco per la caduta del mio cuscino. Cosa faccio in questo caso? Non faccio altro che andare a selezionare il mio oggetto, lo colloco in posizione, ad esempio qui, vado un attimo a velocizzare l'animazione, faccio la prima animazione. La cosa interessante è che una volta fatta questa cosa io posso andare a collocare il mio cuscino laddove mi serve, e una volta deciso dove deve andare lo lascio assestare bene, metto un po' svolazzo, c'è troppa pressione, e una volta definito la parte in cui appunto il cuscino si deve trovare, posso andare a modificare il particle e a definire appunto maggiormente la mesh stessa. Anche in questo caso, terminato il processo, posso importare il mio modello in Max e mi troverò nuovamente le due pezzi di tessuto esattamente come le avevo disegnate. Il che significa che se da un lato voglio avere la scacchiera e dall'altro voglio avere un'altra finitura, un altro tessuto, posso andare a gestirlo in maniera puntuale. Io avrei anche ma l'importazione in Max dell'OBJ
con le due sagome. Sì. Viene fatta tramite un plugin? No. O le importa automaticamente? No, le importa automaticamente. L'OBJ insieme all'FBX è un formato interessante perché oltre alla geometria tridimensionale tiene anche quelle che si chiamano coordinate di mappatura. Ovvero, quella cosa che vi facevo vedere prima, vedete? Queste qui in claw sono nient'altro che le pezze tagliate di tessuto. Nel mondo del 3D quelle pezze di tessuto si chiamano mappatura UV, cioè il modo in cui l'immagine, la texture, viene adattata alla geometria. Il che significa che, come... adesso la carica. Eccola qui, vedete? Io ho caricato la texture che questo cuscino sta utilizzando a livello di mappa e mi sta dicendo guarda che la tua texture è questa e la tua geometria è così. Quindi un elemento, diciamo, un ulteriore procedimento avanzato per la texturizzazione degli elementi che è alla base poi del fotorealismo è quello di esportare questo disegno e di lavorarlo direttamente in Photoshop. Quindi se io qui andassi a scrivere ciao ciao lo troverei esattamente nella posizione in cui l'ho collocato in Photoshop. Questo mi permette un controllo assoluto di cosa sto facendo, cosa che invece non si può fare prendendo un materiale a caso e applicandolo all'oggetto. Che è la stessa procedura che si fa nel momento in cui si vuole invecchiare un mobile, per esempio. Si vuole rendere una sedia vintage, cosa si fa? Si fa l'unwrapping del modello, che non è altro che estrapolare le coordinate di mappatura in questa versione piatta bidimensionale che avete visto. Lo faccio vedere, si importa in Photoshop. In Photoshop si prende la texture del legno, si inizia a scolorare, sporcare, rovinare il legno in alcuni punti. Quando ritorna in 3D Studio, i punti rovinati corrisponderanno agli elementi di bordo, per esempio, dove che sono più soggetti a consumarsi. Cioè, quello che state dicendo è la stessa cosa che sto per dire, io chiedo, posso intervenire sulla scabrosità della materia? Certo. E questo è il normal certo, mapping? Sì, a livello... In altri ambienti lo chiamano normal mapping? Sì. È la stessa cosa? È praticamente a lavorare sulla superficie, sulla zeta della superficie. Esatto, rendono spessore, liscio, esatto. Più sì. Che sporcare, proprio... aumentare la profondità del foro, certo. Parlando di legno. C'è anche un'altra particolarità che si chiama displacement map, che permette di deformare le geometrie. Allora, c'è il bump mapping, che è sostanzialmente una proiezione rispetto alla camera di un effetto ottico di rugosità, e c'è il displacement che permette invece di deformare proprio un oggetto, e quindi da un semplice piano si possono estrapolare, per esempio, degli schemi di edifici, semplicemente avendo una mappa in scala di grigio. A seconda delle tonalità di scala di grigio la geometria viene alzata ad un certo. Beh, adesso nei rivestimenti del cucine va il taglio di sega. Si può intervenire sulla profondità del taglio di sega? Assolutamente sì. Che se non sbaglio un po' quello che ho fatto sull'esempio di prima dove c'era il cesto con il tessuto in lana. Certo, il cesto, casomai ce l'hai l'immagine, ha preso un attimo. No, sì, te l'ho copiata di il cesto che vi ho mostrato prima, che aveva un tessuto in lana, quel tessuto in lana in realtà è un piano. L'effetto lana, cioè la maglia che avete visto, è solo una mappa che deforma la geometria. Questa, zoom un attimo, questa che vedete coperta, il tessuto, non è anche un piano che è un tessuto fatto in Marvelous, importato in 3D Studio, lavorata la texture in Photoshop in scala di grigio per ottenere quell'effetto, zoom ancora un po', che non fa altro che deformare poi la geometria e dare quell'effetto di materia, appunto, che è fondamentale per i tessuti, per esempio. Vi faccio vedere quello che si diceva prima, io sto semplicemente esportando la mappa di UV, ovvero quelle pezze di tessuto che avevo disegnato prima in claw. Quindi passo il più testo, ok. Eccola qui. Quindi questa è la mia mappa. Cosa posso fare qua? Cioè,
se io vado ad esempio a disegnare qua sopra, o meglio, faccio un nuovo livello e disegno qui, come ad esempio disegno qui, io sto andando a disegnare degli elementi rispetto a delle coordinate, che sono le coordinate della texture, ma quelle coordinate di texture vengono associate ad uno e un solo punto del modello. Quindi se io ad esempio avessi bisogno di rendere più scuro l'angolo della mia, del mio cuscino, posso andare a disegnarlo direttamente qui. O anche mettere un'etichetta, un logo in un determinato punto, cioè deve cadere proprio lì in quella posizione. Ho eliminato le mie cosiddette UV, lascio questa texture e salvo. A questo punto io non dovrò far altro che andare a ricaricare il mio materiale. Ecco qui. Questi segni sono stati fatti esattamente nei punti in cui io volevo. Quando si tratta appunto di lavorare legni, piastrelle oppure anche il cemento, fare cemento è a livello di render una cosa molto complicata, perché innanzitutto è tutto diverso e ci sono alcuni punti in cui magari c'è la macchia di sale oppure c'è lo sporco eccetera. Lavorare in questo senso lo si può fare perché c'è questa possibilità. Quindi, facendo un po' tutto il sunto del lavoro, è possibile in questo caso creare un flusso che è continuo, che permette di ottenere delle immagini che sono equiparabili alla fotografia, ma che possono dare di più, nel senso di avere una spiccata, diciamo, possibilità di funzionare a livello di web, a livello di applicazioni, a livello di interattività, cosa che molto spesso con l'immagine pure semplice non è possibile. Tenete presente anche un'altra cosa, che non stiamo parlando solo di sporcare e rovinare l'oggetto, ma pensate invece a un configuratore online di un oggetto. Allora io ho una serie di tessuti che devono avere una trama, capi di abbigliamento, una giacca. Quella trama deve essere, corrispondere esattamente nella posizione del mio capo di abbigliamento. L'unico modo possibile per poterla farla cadere, la trama, dove si vuole, è quello di lavorare in questo modo. Quindi, tenendo presente che comunque il 65% circa della resa di un rendering è la texture, e la texture lavora non solo sul canale del colore, questo che state vedendo qui è il canale diffuse del materiale, ma il materiale ha un sacco di proprietà, tra cui anche la rugosità. E allora, se lavoriamo molto bene con la raccolta delle texture, e che vuol dire avere un database, parliamo di abbigliamento, un database di pattern o comunque di quadre, tipologie di tessuti, abbiamo un database di modelli, abbiamo un database di shader, cioè di materiali, la seta, il lino, il raso, eccetera, e abbiamo un campionario di texture, di tessuti. Allora, se io devo fare un'applicazione online, non posso permettermi di fare il fotorealismo spinto, perché quello richiede tutta una serie di tipi di procedure che avete visto, ma posso avere la necessità, come state vedendo qui in real time, un modello che comunque, se deve spiegare sostanzialmente la qualità o la tipologia del disegno, va benissimo. E allora, se è stato fatto questa operazione di predisposizione del modello, di ottimizzazione del modello, per fare in modo che quel modello che è stato fatto per una determinata cosa non venga buttato via e rifatto per fare altro, ma viene riutilizzato, e poi viene progettata questa fase di preparazione delle texture, tutto questo diventa una sorta di preparazione di database che io posso combinare in tempo reale ed ottenere quindi una velocità di risposta che non ha paragoni con la fotografia. Assolutamente non ha paragoni. Dipende sempre dal target, ovviamente. Mi serve un prodotto altamente fotorealistico o mi basta anche un prodotto in questo senso? Dipende dal taglio, appunto, che deve avere il prodotto per una determinata fase. Ma la cosa fondamentale è che, a prescindere dal taglio che deve avere alla fine, il workflow non cambia mai, si sfrutta al massimo tutto il workflow, se c'è una progettazione del workflow. Se c'è una cosa improvvisata, faccio fare il service da una cosa, faccio fare i modelli dall'altra, eccetera,
è chiaro che molte più mani che non hanno una regia creano il caos, e questo vuol dire poi spese in termini di tempo e di denaro. Livello di proporzione tempo con fotografia vera e propria e rendering, che tempistiche ci sono lì? Allora, è difficile dirlo perché forse è una struttura che ti puoi permettere di avere il noleggio delle attrezzature sotto mano senza tanti problemi, di costruire set con operai in pochissimo tempo e di scattare la foto. Quando viene il fotografo ti fa la campagna fotografica, però quando se n'è andato, ciao, tu hai distrutto il set e se hai sbagliato gli scatti o li hai fatti in una direzione, quelli sono quelli che ti tieni. Se tu fai un set virtuale che può richiedere molto meno tempo dal punto di vista della realizzazione delle immagini in quanto rendering, ma magari più tempo in termini di modellazione, modellare tutti gli oggetti da mettere in set richiede assolutamente più tempo di comprarlo e metterlo in scena, ovviamente. Ma cosa succede poi? La curva di differenza si incrocia e poi cresce esponenzialmente nella parte di rendering, perché quella immagine ha una potenzialità di utilizzo che non ha paragone con la fotografia, se arriva a un punto di incontro con la fotografia. E questi tempi di punto di incontro non sono valutabili così. Di sicuro il tempo di realizzazione, ma il guadagno in termini di utilizzo di quell'immagine, che è sempre il problema della fotografia, quante volte la puoi riutilizzare, un modello 3D lo puoi riutilizzare in moltissime versioni, non ha paragone. E questo è, secondo me andrebbe valutato, non quanto in tempi, quanto mi costa fare una foto di quel set, quanto mi costa farlo virtualmente o modellandolo eccetera, ma quanto mi fa risparmiare averlo poi in 3D se ho la stessa resa fotografica e se lo posso utilizzare in molte più versioni. Io farei questo tipo di ragionamenti se dovessi ragionare in termini economici su un tipo di investimento in questa direzione oppure no. Bene, se non avete domande, noi chiuderemo qui. Immagine finale. Una domanda. Ipotizzando di essere una tappezzeria, di dover utilizzare un software del genere per calcolare le pezze di tessuto, partendo da un modello 3D. Cosa intendi per calcolare? Devo fare un divano, no? Ipotizzando che non sia con tante pieghe, perché ovviamente su un divano, con l'uretano, certo, uno schiacciamento ha un certo peso. Riuscirei a farcela? Allora, le pezze che tu disegni, dicono, quella parte bidimensionale che visto che serve per ricoprire il divano, fai l'export a DVG e sono quelle che ti servono ad andare alla macchina per il taglio. Sono già, logicamente devi portarti il divano a scala reale, se lo porti grande così tengono fuori. L'unica roba devi tenere conto delle scale, però se lui da qui va in, adesso non so se anche Marvel se lo prevede, il file export, c'è la parte DXF, è un DXF apposito per la parte di diciamo plotting, è un DXF in formato AMA che ha tutte delle caratteristiche per le macchine di taglio, ma è quello che serve al tuo tappezziere per andare a tagliare. Dopodiché puoi caricarlo comunque in AutoCAD, perché è un DVG che anche AutoCAD legge ed è tranquillamente lavorabile. Dal punto di vista della tappezzeria ci sono alcune volte che bisogna occorre tagliare il tessuto per fargli fare determinati giri, eccetera. Loro da qui possono, adesso lui ha utilizzato dei classici rettangoli, però ad esempio può andare a tagliare il rettangolo a metà, fai uno scasso, un raccordo, cioè queste sono le forme di base che mi sta utilizzando, però vedi là in alto, c'è poligono, sì, rettangolo, cerchio, c'è punto, puoi inserire un punto, puoi disegnare una spline, puoi anche disegnarti qualcosa con il CAD bidimensionale e portartelo qua all'interno. Immagina chi ad esempio va a fare proprio un vestito, quando devi fare una manica, che non è un semplice rettangolo per tutta la parte, lo fa non direttamente in CLO, ma lo fa con CAD diciamo apposito per disegnare i tessuti e poi lo riesporta alla macchina di taglio. Quindi quello che a te serve in CLO è quello che vai a riutilizzare. Mentre vuoi fare un guanto che ha forma di mano, magari ti conviene disegnarlo con AutoCAD che ha molti più diciamo strumenti, te lo importi in CLO e poi in CLO fai tutta la parte di cucina. Vedi anche questa, ad esempio questa sagoma qua, vedi che tutta la parte di rifinitura, hai le pence all'interno, le cuciture. Le cuciture. Ti rende conto quanto anche. Sì, sì, assolutamente. In più è perché non è che stai disegnando a caso, perché quando vai a tracciare una linea,
hai la possibilità innanzitutto di vedere le lunghezze di ogni singolo elemento. Se fai il tasto di destra, fai selezione, la prima icona seleziona, ok, tasto di destra, c'è show la line length, eccolo là, vedi, hai le lunghezze, quindi sono i millimetri, quindi vedi là. Scusa, devo utilizzare il software della macchina per fare gli ordini, però. Sì, sì, questo è diciamo quello che tu ottieni. Questo è netto, chiaramente se tu hai la cucitura devi considerare poi il bordo per fare il bordo. Però puoi andare a fare tutte le operazioni, non è un CAD con le potenzialità di AutoCAD, neanche vuole essere insomma, che logicamente serve per andare a fare la parte 3D, però tutta la modellazione, inserire ad esempio delle pieghe, tu vedi quelle linee rosse che sono all'interno? Sono delle pieghe, perché se tu vuoi far fare una piega tipo le gonne, sai, quelle sono aplisse, puoi gestire le pieghe. Ad esempio il piumone, il classico piumone a quadri, tu puoi dare la cucitura che ti disegna il quadro. Tipo la gonna che avete visto prima nel filmato, che era tutta plissettata, quello è un rettangolo con le linee di piega, si vede tutto bianco. Quindi tu puoi prendere lo scheletro della tua sedia, logicamente con l'imbottitura o con quello che rappresenta l'imbottitura rigida, e metterci sopra, valutare anche se il pezzo di stoffa ci arriva oppure no, perché magari tira troppo. In una cosa interessante che c'è in Claw, c'è anche in Marvelous, se puoi caricarlo gentilmente un secondo, sì, scusa, se vai in dove c'è la magliettina blu, l'iconcina a tutto quanto d'altra parte, esatto, là sulla freccetta c'è rendering style, giù sì, esatto, e c'è stress map, vai, e vedi quanto il tessuto tira sull'avatar, quindi capisci se è stretto, perché magari ti sa di mettere un tessuto elastico, quindi qui capisci, cioè, sia quanto preme sull'avatar che quanto il tessuto viene stirato, perché magari se hai una pelle vedi che diventa tutto rosso perché la pelle non si tira. Se invece metti un cotone elasticizzato, allora vedi che tipo, se attivi il play e lui tira, vedi che prova a tirare la gonna, vedi che tirando si vede che sta stressando il tessuto. Su di lato, su. Un po' di coscia. Quindi questo ripeto è una Marvelous, quindi che ha meno funzionalità della parte Claw, che ad esempio gestisce anche la tipologia del, proprio dell'impuntura, se hai un'impuntura zig zag piuttosto che dritta, può andare a gestire diciamo molte più cose, importare dei loghi, perché magari è importante capire dove vai a mettere il logo, oppure hai una pezza di pelle con una certa forma che ha uno scarto, puoi andare a vedere dove andrebbe a cascare sul divano piuttosto che su una sedia o un pezzo di mobile. Ok. Lasciamo la parola. Bene, grazie. Grazie.